Veramente un bel match di calcio, cielo sereno, temperatura gradevole, grande pubblico. Un grande benvenuto agli amici da casa, Pierluigi Pardo e Lele Adani sono pronti a raccontarvi l'emozione di questa sfida. Gara preceduta da molte aspettative, vedremo se verranno rispettate. Atmosfera bollente, non potrebbe essere altrimenti. Il calcio sa regalarci sempre grandi emozioni e vale a tutte le latitudini. Speriamo sia così anche oggi. Io come al solito ci credo. Pallone che ha superato la linea laterale. Attenzione, può nascere qualcosa di importante. Cerca e trova il compagno. Fuori gioco su questo tentativo interessante in verticale. Palla data con i tempi giusti, meno giusti i tempi dell'inserimento che ha provocato l'offside. Contrasto eccezionale. Ottima difesa in area. Possono passare in vantaggio. 1-0. C'è il gol del vantaggio. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Antonsson recupera bene qui il passaggio. Buona rete di passaggi. La perdono. Attenzione, pericolo. Conclusione di potenza che finisce la sua corsa sul legno. Questo è quello che succede quando metti tanta forza senza pensare troppo alla precisione. Intervento pulito, concede solo il palo laterale. Calibra male il passaggio. Opportunità. Intervento ruvido questo. Dembélé può battere a rete e la messa, si porta da più due grazie a questa rete. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura e ha trovato tempo e spazio per battere la rete. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Alza la parabola per sorprendere la difesa. E c'è un gol straordinario, al volo, esecuzione perfetta. Questo replay del gol, perfetto il filtrante a scavalcare il difensore. Ha poi provato la giocata più difficile, una mezza volée, trovando una rete spettacolare. È una gara a senso unico questa ormai. Contrasto efficace, palla che esce, sarà rimessa. Può avanzare sulla corsia. Può metterla da lì. E c'è il gol e la partita a questo punto sembra assolutamente chiusa. 4 gol di distanza. Una partita a senso unico. 4-0 per loro. Ha
Male qui, ha regalato di fatto il pallone al portiere. Conclusione da dimenticare, senza la cattiveria non si va da nessuna parte. Bell. Palla in out, sarà rimessa laterale. Sale il pressing. Passaggio mal calibrato. Può segnare da lì. E c'è il gol, la giornata da incubo per il portiere avversario. Il risultato comincia ad assumere veramente proporzioni molto pesanti. Entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Guadagna campo. Supera l'avversario. Aspetta il momento giusto. Palla ancora lì. Intervento importante del difensore che la mette in angolo. Palla in area di rigore. Si porta la palla oltre la linea anche per il pressing del difensore. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa. Pierre non sembrano volersi accontentare, continuano a spingere per fare altri gol, approfittando di una difesa avversaria tutt'altro che impermeabile. Per quanto visto finora, mi sembra difficile che il risultato possa essere messo in discussione. Testa alta, prova il cross. Si gioca. Perdono un pallone pericolosissimo qui. Deve solo appoggiare. E c'è il gol, prestazione superlativa, tripletta per lui, non ci sono più aggettivi. Replay che non farà piacere al tecnico, credo, perché si può sbagliare, certamente. Ma questo è stato davvero un brutto disimpegno da cui è scaturita l'azione che ha portato al gol. Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio. Coppola. Intervento pulito sulla palla. Accompagnano l'azione. Può metterla da lì. Salva tutto con questo intervento. E così finisce il primo tempo. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Deve sfruttare questa occasione. E il tiro finisce sulla traversa. E c'è la rete. Giornataccia per il portiere. Ennesimo pallone da raccogliere in fondo al sacco. Conclusione al volo che merita di essere vista e rivista. Perché ha avuto la palla buona. E non ci ha pensato due volte. Non credo ci siano dubbi su chi vincerà questo match. Bisogna solo capire quale sarà il punteggio finale. Ottima lettura difensiva. Dembélé. Rischia grosso qui, l'arbitro che si avvicina. Sceglie il tocco corto. Ha evitato un gol quasi certo. Recupera un gran pallone. Splendido intervento, ha evitato un gol fatto. La mette in mezzo, la allontana. Da lì può provare, c'è un buon anticipo. Aumentano l'intensità del pressing. Entra il bersaglio, continua lo show, è arrivata la tripletta. Il divario nel punteggio è tale che davvero sembra di assistere a un incontro fra squadre di categorie diverse.
Coppola. Per Malazione recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Provano a inaridire le fonti di gioco avversarie. Avanza, palla al piede. Perdono il possesso del pallone. Hugland può avanzare sulla corsia. Attenzione da lì. Sventa bene questo tentativo al portiere. La messa dentro di testa, un gol bellissimo. Continuano a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. Ha sbagliato il controllo regalando il pallone agli avversari. Evita guai. Occhio al cross in mezzo. Sventa il pericolo. Un altro calcio d'angolo adesso. Tentativo che finisce tra i guanti del portiere. Perde il pallone, pericolo. La mette e non dimenticherà questa giornata. 3 gol nella stessa partita. Rivediamo quanto è successo poco fa, Pier. Il gol che avrà mandato sul tutto le furie il tecnico. Palla persa malamente, una disattenzione del genere è imperdonabile a questi livelli. C'è una sola squadra in campo oggi, come dimostra anche il punteggio. Scivolata da manuale questa. Palla che supera la linea, sarà rimessa laterale. Può salire sulla fascia. Era un'occasione importante, l'arbitro non ha avuto dubbi. E vediamo se c'è il cartellino giallo per l'autore di questo intervento. L'arbitro non ha avuto dubbi, Pier. L'interpretazione, a mio modo di vedere, è corretta. Grande possibilità questa. Miracolo del portiere che salva un gol che sembrava già fatto. Non ci credo, Pier. Intervento ma davvero straordinario. Corner in area. Pallone che viene allontanato. Occasione che sfuma perché c'è la bandierina alzata. Occhio in questa situazione. Interviene e libera. A riconquistare il pallone con un tackle deciso. Ottimo il tackle in area di rigore. Antonsson. Si gioca per la norma del vantaggio. Può andare in porta qui. Può provare da lì. Bravo qui il portiere sulla conclusione da sotto misura. Ha reagito in una frazione di secondo e ha sventato il pericolo. Intervento comodo del portiere che recupera il pallone. Possesso palla, caccia del momento giusto. Cerca il secondo palo. Attenzione, tutto solo. Intervento disperato che evita il gol. Palla al portiere che fa ripartire l'azione. Sei. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Può poggiarla a un compagno. Pallone che termina oltre la linea di fondo. Prova a metterla sulla corsa del compagno.
La legge bene e allontana. La mette in mezzo. Si fa largo della tre quarti avversaria. Subito smentiti, sfuma l'azione. Scatta verso la porta. Altra occasione, attenzione. E c'è il gol, accorciano le distanze, forse un po' troppo tardi. C'è una sola squadra in campo oggi, come dimostra anche il punteggio. Ci saranno 180 secondi da recuperare. Vedremo se darà retta al pubblico e andrà in porta. Occasione interessante. Ed è gol! Rete! E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Una partita che fin qui ha visto davvero una... Attenzione, passa il difensore! E c'è il gol che rende il passivo meno pesante in questo finale. C'è il segnale di chiusura, tre punti importanti davanti al proprio pubblico. È un successo questo che non ammette repliche. Una prestazione più che convincente che lascia ben sperare per il futuro. Il tecnico può essere davvero soddisfatto.